animali, quella che nel lungo weekend di Ferragosto è stata registrata a Grottorella, 5 cani e 2 gatti, secondo alcuni cittadini che hanno chiesto ed ottenuto all'ASRA di effettuare dei rilievi sulle carcasse, sono stati avvelenati in diverse zone del paese. A farne le spese anche Chicca e Black, due cani che erano un po' la mascotte del comune, intorno a cui gravitavano ed in tanti davano loro ogni giorno da mangiare. Atti così cruenti ci dimostrano che, nonostante siamo nel 2014, c'è in corso ancora una vera e propria strage, uno sterminio di animali randagi. Il fatto più grave non è tanto l'uccisione quanto il modo in cui vengono uccisi, attraverso l'utilizzo di veleni, veleni oltretutto molto potenti, che portano il cane ad avere un'agonia lenta e dolorosa, fino ad arrivare ad una morte molto atroce. Intanto, in attesa che l'ASRA svolga le sue indagini e chi di competenza indaghi su quanto sta accadendo a Grottorella, Marco Grossi, consigliere di opposizione, che ha già presentato un'interrogazione al sindaco, ha avanzato una proposta per risolvere il problema in maniera comune. Sì, all'ultimo consiglio comunale, come gruppo di minoranza, abbiamo presentato un'interpellanza relativa al fenomeno del randagismo. In questa interpellanza non ci siamo soltanto limitati a denunciare la problematica, ma abbiamo proposto quella che è la possibile soluzione, ovvero la stipula di una convenzione con le guardie zoofile AVV presenti sul territorio di Grottorella per iniziare un'attività di controllo, di prevenzione ed eventualmente di repressione di tali crimini, insomma, perché di crimini, insomma, si tratta, insomma. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta dall'amministrazione. Spero che a seguito, purtroppo, di questi atti criminali l'amministrazione, ecco, ci risponda e insieme a noi, anche come gruppo di minoranza, si trovi, ecco, una possibile soluzione, anche perché questi atti davvero criminali sono estranei alla cultura di Grottorella. Grottorella è un paese calmo, tranquillo, dove il valore dell'umiltà e la solidarietà e lo stare insieme e la tutela dell'ambiente, direi, ma anche degli animali, hanno sempre caratterizzato la nostra comunità. Ecco perché la comunità, di fronte a questi atti, è davvero addolorata, rimane davvero, davvero basito. Quindi tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo corale, istituzioni, associazioni, perché questo problema venga risolto nel più breve tempo possibile.